Ciao Fiorlando, segretario regionale Flaica Cuba. Allora, la protesta di stamattina sono contro le procedure di mobilità adottate dal commissario liquidatore del Salerno 4, avvocato del Gaudio, andando quindi contro le direttive e l'indirizzo dato dalla nuova legge regionale sul riordino dei rifiuti. La scena che abbiamo visto in pratica stamattina sotto la provincia di Salerno è che la IELE, la società partecipata del consorzio, che sta preso i servizi dal consorzio facendo lavorare lavoratori assunti da proprie partecipate magari per campagne elettorali, mentre noi abbiamo i lavoratori del consorzio Salerno 4 assunti da un bando della regione Campania che rimangono fermi, addirittura posti in procedure di mobilità. L'incappo è del consorzio Salerno 4 che sta tirando la fune, oltre a non riuscire a far fronte ai pagamenti degli stipendi, addirittura sta decretando la morte lavorativa di questi lavoratori e di intere famiglie. Noi chiediamo alla provincia di Salerno stamattina che, come è stato nominato il commissario liquidatore, così venga revocato, ma che soprattutto intervenga in materia di procedure di mobilità, andando ad annullare la procedura che poi ha portato gli atti conseguenziali della mobilità e chiedendo quindi il rispetto della legge regionale numero 5 sui rifiuti in Campania. È stato via la raccomandata che ci ritorno. E allora, tu quando è stata convocata a Iele? Quando è stata?